Noi abbiamo un serio problema con la spazzatura, siamo in proroga da parecchio tempo, è un atto dovuto di questa maggioranza. Siamo di fronte a una totale incapacità amministrativa. Una seduta di consiglio comunale quanto mai tecnica, quella che si è avuta questa mattina da Fragola. Due i punti all'ordine del giorno per la discussione in aula. Il primo riguarda l'aggregazione alla centrale unica di committenza dell'area nolana, vale a dire la CUC, società che avrà il compito di fare le gare a nome per conto del comune affinché si porti al risultato quanto programmato. È una società non completamente grande che ci dovrebbe consentire, dico ci dovrebbe perché finché non entri in contratto con queste società, non sappiamo l'operato, consentire diciamo, tempi molto celeri, cosa che invece di queste altre società appaltanti che esistono nel territorio sono abbastanza grandi, però hanno questi grossi ritardi per quanto riguarda dare risposta nella committenza. È da tempo che denunciamo le inefficienze dell'ASML consortile, vale a dire dell'attuale società di committenza, dicono intanto dall'opposizione. Purtroppo questa amministrazione ancora una volta ha agito di testa proprio avvalendosi della forza numerica per arrivare oggi, ovvero un anno dopo in aula, a revocare la stessa, ovvero l'ASML consortile, per aderire alla nuova centrale di committenza unica nolana. Siamo di fronte a una totale incapacità amministrativa, come così ho annunciato chiaramente in aula. Speriamo che il sindaco, ma soprattutto che la sua maggioranza, sappia in qualche modo giustificare le spese che quest'ente, che come ben sappiamo già in deficit economico, sappia giustificare le scelte scellerate che hanno portato nuovamente questo comune ad fare spese inutili, visto che abbiamo perso un anno di tempo e che l'ASML non ha potuto offrire nessun servizio nella nostra città. Passerà poi, sempre attraverso l'aula, l'approvazione del nuovo piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Noi abbiamo un serio problema con la spazzatura, siamo in proroga da parecchio tempo, è un atto dovuto di questa maggioranza proprio per dare un riscontro alla cittadinanza. È un atto abbastanza complicato. Ho delle perplessità, nel senso che è una materia molto tecnica e sinceramente lo stavo anche verificando, è un atto che questa maggioranza deve e dovrà approvare proprio per evitare tutte queste proroghe con la vecchia società e cercare di dare un equilibrio economico e non solo di stabilità in un paese per quanto riguarda la raccolta della spazzatura. Chiederemo come opposizioni il rinvio del capo all'ordine del giorno a data successiva, in quanto non siamo stati messi in condizioni come consiglieri di poter studiare le carte, visto che come sempre sono arrivate in maniera approssimativa nelle commissioni consiliari.